Da 44 anni a Fano, sul finire di agosto, si tiene l'incontro polifonico Città di Fano. Da 44 anni Fano vive una delle massime espressioni del canto corale, attraverso autori, coristi e direttori di coro tra i migliori a livello nazionale ed internazionale, con presenze di caratura mondiale, come quella di quest'anno con il grande maestro norvegese Ragnar Rasmussen, che terrà una masterclass professionale aperta a direttori di coro con esperienza. 36 ore di lezione a cui hanno accesso 37 fortunati musicisti, molti dei quali sotto i 30 anni, provenienti da 10 differenti paesi, Austria, Nigeria, Ucraina e persino da oltreoceano, dal Venezuela. Questa nona edizione dell'Accademia Europea si incastona nelle due settimane di festival, dove 250 ospiti tra coristi ed accompagnatori vivranno Fano e faranno vivere agli spettatori dei concerti emozioni uniche che solo la polifonia può regalare. Sì, allora il festival vive da molti anni, è uno dei più longevi festival di canto corale che c'è in Italia e in Europa. Quest'anno una delle cose particolari è che si allarga come spazio nelle settimane, perché dura due settimane, è sempre durato al massimo una e fino a qualche anno fa dura quattro giorni, ma pian piano lo stiamo allargando, stiamo cercando di portare a far sì che Fano abbia un festival di musica nella parte finale delle estate sempre più importante, sempre più grande, anche che prenda più tempo, in maniera tale che sia i turisti che anche gli appassionati possano venire a Fano e sapere che dalla fine agosto ai primi di settembre c'è musica. Un'edizione speciale questa della 44esima edizione, che per la prima volta si spinge alle due settimane ed ha ospitato come prima volta in assoluto un coro turco di origini anche islamiche oltre che cattoliche, perfettamente integrato nel contesto religioso delle location delle esibizioni, virtuoso esempio di ciò che la musica e solo la musica è in grado di fare. 44 anni di organizzazione significano una vita in cui tantissimi coristi si sono spesi per dare a Fano questo evento culturale che sta diventando sempre più significativo. Grazie alla polifonia a Fano è arrivato il mondo, ma anche Fano è andato nel mondo. Certamente far conoscere Fano, presentare questi contenitori, questi luoghi, queste chiese, stupire, come è successo domenica con il concerto nella Pinacoteca San Domenico, stupire con un contesto che è anche artistico importante, cioè ritrovarsi sotto le mura romane, sotto l'Arco d'Augusto, io credo che sia anche un buon veicolo pubblicitario in questa fase conclusiva della stagione estiva. Il deserto.